Sono un po' emozionato perché questo per me è un momento molto importante. In realtà, circa verso Natale, con Roberto Buda e Francesco Traina, ho detto: mi piacerebbe organizzare un evento di presentazione della clinica che si è recentemente riformata. E loro hanno detto: ma sì, interessante, parliamone, cosa può venire fuori. Allora io ho detto una bozza di invito, ci ho scritto tutte queste cose. Vorrei ringraziare, parlare del periodo della Sicilia, i percorsi assistenziali e i percorsi didattici. E dobbiamo naturalmente ringraziare, se siamo qui oggi, lo staff dirigenziale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Grazie anche naturalmente all'università. Questi sono i miei personali. Il primo ringraziamento lo voglio fare a mio padre. Dico: io ti voglio dire grazie per aver rotto il cordone ombelicale, perché nel 96, quando avevo finito l'università, non avrei avuto il coraggio di lasciare Pisa, di venire all'Istituto Rizzoli. E questo taglio, devo dire, te ne sono veramente grato, perché da solo non ce l'avrei fatta. E poi un altro grazie me lo devo spiegare, perché qualcuno di voi avrà sentito parlare della teoria della relatività Einstein, e soprattutto il paradosso dei gemelli o dell'orologio. E infatti dice: ecco, questi due teorici fratelli si salutano, e quello che è andato sulla navicella è rimasto giovane perché è andato accelerato alla velocità della luce, e l'altro invece passa il tempo. Vedete, il problema è questo qui col mio maestro, il professor Sandro Giannini. Dicevo, è la sua foto questa qui, sembra recente, ma in realtà vedete qual è il problema: che per lui il tempo non è passato e per me sì. Quindi è chiaro chi dei due va alla velocità della luce, naturalmente lui. E quindi il mio grazie personale per avermi accolto nel suo gruppo, tirato su e formattato, ricreato fino a essere arrivato in fondo e arrivato fino qua. È un genio il mio maestro, perché proprio quando uno va alla velocità della luce si trasporta al di là delle idee. Ha pensato la cosa più bella che si poteva pensare e l'ha anche fatta, il trapianto di un'articolazione, insisto. Grazie anche a Giovanni Baldi, che è stato il nostro direttore generale per tanto tempo. Giovanni ha preso l'Istituto Rizzoli in una condizione economica disastrata e l'ha rilanciata. E grazie anche personalmente, perché nel 2011 mi ha identificato come la persona per il Dipartimento Rizzoli Sicilia. Non avevo ancora compiuto 40 anni, fu un atto di fiducia di quale gli sarò sempre grato. Devo dire qualche grazie anche a qualche assente giustificato, che io spero sempre in realtà diversamente presente. Al professor Pier Giorgio Marchetti, è stato il nostro comune maestro, è stato un brillante dell'ortopedia, colui che ha traghettato la nostra scuola alla fama internazionale. E grazie anche al professor Manzoli, che anche lui ha preso l'istituto e l'ha lasciato più avanti di dove l'ha trovato, con delle idee geniali, l'ultima delle quali, forse la più geniale e anche la più folle, è stato il Dipartimento Rizzoli Sicilia. Grazie professore anche per questo. Voglio dire grazie a Enzo Consoli, per il quale praticamente, nonostante io abbia due sorelle più piccole, ho avuto la sensazione di avere un fratello maggiore, e grazie anche a Niccolino Marchetti, che mi ha sempre trattato come un figlio. E pensate che ha battuto sul tempo mio padre quando avevo 14 anni, e tutti si punta al motorino, io no, puntavo all'ape, e lui mi comprò un'ape, me lo fece trovare in giardino. E un ultimo grazie a mio nonno, il nonno Emilio, il nonno del babbo della mia mamma, meccanico, mi ha fatto amare il martello e il cacciavite quando ero piccolo, che poi fanno parte ancora del mio lavoro. Detto questo, allora vediamo cosa è successo in questi 4 anni di Sicilia. E come sapete, l'Istituto Ortopedico Rizzoli ha aperto una succursale a Bagheria, così l'abbiamo trovato nel 2012, praticamente a Soqquadro. Ma devo dire la verità, la cosa veramente complessa non è stata tanto l'avviamento pratico, ma è stato ricollocare una nuova struttura nel panorama sanitario esistente. E come abbiamo fatto a far crescere questi numeri? Cercando di occuparci delle cose che i siciliani non volevano fare, cioè l'ortopedia di secondo livello e l'ortopedia complessa. In totale, nel periodo della Sicilia, abbiamo fatto tutti insieme circa 8.000 interventi e 100.000 visite ambulatoriali. È stato un vero e proprio gioco di squadra, il gioco di squadra che ci ha visto gomito a gomito lavorare insieme agli anestesisti, quindi ortopedici, anestesisti, infermieri, fisioterapisti, tecnici, amministrativi, in un ambiente piccolo. Com'è andata la ricerca in Sicilia? È andata faticosamente, perché ovviamente i laboratori sono rimasti a Bologna, e quindi ci siamo dovuti organizzare partendo dalla clinica. Abbiamo fatto ricerca clinica. È chiaro che quando si fanno i numeri la ricerca può arrivare. Ad esempio,
più di un migliaio le protesi d'anca sono state, la ricerca l'abbiamo usata per rispondere alle domande che servono oggi, quindi come affrontare i casi complessi in un centro di secondo livello e trovando, diciamo, un sistema su piani intermuscolari per ridurre al massimo il sanguinamento. Abbiamo ricominciato con gli studi del cadavere, tornando in istituti di anatomia, ospitati dai nostri colleghi del Dibinem, e poi piano piano studiando una soluzione, poi ci siamo concentrati sui casi complessi, come le anche lussate, dove manca l'anatomia, e quindi con impianti dedicati, ad esempio sui grandi accorciamenti, con una tecnica che è stata inventata dal professor Manes e che abbiamo utilizzato anche noi, abbassando l'anca con accorciamenti anche lunghi usando il fissatore esterno. E abbiamo vinto anche vari premi per questo all'American Academy, ad esempio per i casi complessi, per gli esiti della poliomielite pubblicati. E naturalmente, analogamente a questo, abbiamo fatto così con la chirurgia vertebrale, con la chirurgia del piede, con la chirurgia del ginocchio, con la chirurgia dell'arto superiore, la traumatologia. Il secondo livello vuol dire accogliere chi ha invece la deformità a 2 anni e non è corretta completamente. E qui abbiamo lavorato con interventi naturalmente a cielo aperto, non più tanto mini invasivi, l'intervento di Codivilla, tanto conosciuto, che ha naturalmente associato alla riduzione del cuboide, corregge il piede, e questo ha avuto una risonanza internazionale importante, l'abbiamo pubblicato ed è andato bene, qui si vede il risultato e questa è anche la pubblicazione che ne abbiamo tratto. E in sostanza in questi 3 anni abbiamo fatto una quarantina di pubblicazioni divise fra tutti i campi dei quali ci siamo interessati. E in maggio del 2016 sono rientrato all'Istituto Rizzoli insieme a Francesco Traina. Abbiamo riunito la famiglia, abbiamo trovato il professor Buda con tutto il gruppo che ci attendeva e abbiamo praticamente ricompattato il gruppo, abbiamo ricominciato a lavorare insieme facendo un nuovo programma. E questo nuovo programma è il motivo perché ci siamo permessi di invitarvi stasera, cioè di presentarvi quale sarà la collocazione clinica della nuova clinica ortopedica di Bologna. E quindi abbiamo ragionato per percorsi ad elevata complessità, ovviamente che riguardano la chirurgia dell'anca, della colonna vertebrale, il piede, della caviglia e del ginocchio. Ritengo a questo punto doveroso far continuare e intervenire il professor Roberto Buda. Prego Roberto. Finalmente poi a maggio del 2016 il professor Faldini è arrivato e abbiamo potuto trasferire a lui quelle che erano le esperienze che avevamo maturato nel corso di quasi 20 anni col professor Giannini. In particolar modo, per quello che mi riguarda, avevamo un approccio peculiare a quelle che erano le moderne tecniche di riparazione e rigenerazione con metodiche mini-invasive. Ecco, qui vediamo un cyborg, ma noi non cercavamo il cyborg, noi cercavamo una chirurgia non protesica, quindi cercavamo in qualche modo l'essere umano e quindi abbiamo portato avanti la medicina e la chirurgia riparativa, la chirurgia rigenerativa e la chirurgia biosostitutiva. Partiamo con la medicina e chirurgia riparativa. Abbiamo ideato in collaborazione col dottor Ruffilli una tecnica chirurgica di ricostruzione del crociato anteriore rispettando il moncone residuo. Abbiamo chiaramente, in un'ottica di riparazione, abbiamo anche suturato menischi e riparato questo tipo di lesioni con tecniche mini-invasive proprio allo scopo di mantenere la biologia del soggetto. Ecco, la medicina rigenerativa è un po' il cavallo di battaglia della scuola. Vedete lo scaffold, che non è altro che un tessuto che veicola le cellule all'interno della lesione, e vedete come la lesione in artroscopia viene applicata alla lesione in maniera molto semplice. Questo è gel piastrinico che viene aggiunto ulteriormente, quindi diciamo una tecnica semplice ma una tecnica efficace. Visto il successo ottenuto in artroscopia ci siamo spinti oltre e in questo caso addirittura siamo percutanei. Vedete che attraverso un trocar che viene guidato per via radiografica all'interno della cisti subcondrale, vedete, le cellule vengono iniettate senza che il paziente subisca alcuna lesione cutanea, per cui praticamente è una cosa che si può fare quasi in day hospital. Il dottor Ferruzzi ha portato avanti lo studio sulle lesioni cartilaginee degenerative del ginocchio, perché poi cosa è successo? È successo che, avendo avuto dei grossi risultati
a livello di mesenchimali sulle lesioni cartilagine pure acute o croniche ma comunque isolate, ci siamo poi spinti anche alle lesioni un pochettino più avanzate. In questo caso abbiamo abbinato la tecnica anche a dei gesti accessori. In questo caso vedete un'osteotomia in un ginocchio varo con risultati altamente soddisfacenti. E stessa cosa nella caviglia, vedete che è stato portato avanti lo stesso studio e anche in questo caso vediamo un risultato a distanza di 6 anni. E il problema dove sta? Il problema è che l'alternativa a questo tipo di situazioni sono interventi protesici o artrodesi di caviglia, che onestamente il paziente rifiuta giustamente, anche perché sono situazioni che ancora gli consentono una certa qualità della vita. Altro aspetto, vedete, è l'allograft, quello che prima il professor Faldini ha fatto vedere, e vedete l'allograft lo abbiamo applicato un po' dappertutto, al ginocchio, alla caviglia, alla spalla, alla metatarsofalangea. Abbiamo in qualche modo cercato queste protesi biologiche su tutti i pazienti. Fino ai risultati, anche qui io ho oltre 40 lavori e con questo io concludo, spero la breve, e spero di non avervi annoiato più di tanto. Grazie. E dopo che il professor Buda ha raccontato tutta la storia della clinica diretta dal professor Giannini, una mia piccola presentazione, perché anch'io mi sono formato all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Questo sono io, giovane specializzando, e io sono cresciuto sotto la guida del dottor Toni. Detto questo, ho avuto anche una seconda formazione. Sempre al primo anno di specialità ho avuto la fortuna di incrociare il professor Alessandro Faldini, che mi ha cooptato per la prima missione umanitaria di una piccola organizzazione che si chiama Orthopedics Onlus, che stava nascendo in quegli anni, e facciamo questi tipi di trattamenti. E oltre a cooptarmi in questa meravigliosa avventura, mi ha anche insegnato ad amare la cura delle deformità. Quindi questo è un caso di un bambino africano che abbiamo trattato nella sede di Bagheria, questo è un altro, quindi grandi deformità dell'età pediatrica, ma la stessa cosa l'abbiamo avuto anche affrontare su bambini siciliani. Casi con grandissime deformità, vedete quello in alto è un ginocchio vago, cioè un ginocchio storto fondamentalmente. Con una tecnica protesica noi possiamo cambiare l'articolazione ma anche correggere l'asse, quindi rimettere la gamba del paziente dritta. Abbiamo anche provato a correggere deformità con tecnica mini-invasiva. La mini-invasività in questo caso è legata alla tecnica artroscopica, cioè alcune deformità della testa del femore noi le possiamo curare oggi con un approccio artroscopico, quindi super e mini-invasivo. E poi infine, sempre per rimanere in patologia trattata con un approccio mini-invasivo, l'artroscopia della spalla, quindi abbiamo incominciato a far trattare in Sicilia tutti i pazienti che avevano patologie della cuffia dei rotatori della spalla in maniera artroscopica. Le grandi lesioni, qui vedete una protesi, diciamo così, normale, una protesi inversa in un caso di frattura, una protesi molto più invasiva, particolare, che viene utilizzata quando mancano i muscoli. Quindi siamo tornati alla fine alla protesi, perché io lì sono nato. Vi ringrazio. Quindi riprendiamo i nostri percorsi ad elevata complessità, che avete visto si sono fusi tra ovviamente la cultura di chi è stato qui a Rizzoli, di chi è partito ed è tornato, e ha dato origine a una serie di percorsi che abbiamo deciso di promuovere anche attraverso la formazione. La Winter School in chirurgia del rachide la stiamo organizzando, radunerà non soltanto gli universitari, ma tutti le più alte personalità della chirurgia vertebrale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Ad esempio, questi sono degli studi che abbiamo fatto noi sulla spondilolistesi, sulle spondilolistesi instabili con grave scivolamento della vertebra delle 5 su S1 e il relativo trattamento con riduzione, trattamento che è stato ampiamente pubblicato sia all'American Academy come forma di scientific exhibit sia come pubblicazioni. E naturalmente la scoliosi degenerativa, sulla quale abbiamo lavorato anche in passato, e poi questo è un po' la frontiera più importante sulla deformità scoliotiche. Questa è una paziente di 12 anni, vedete, con 96 gradi di curva, quindi molto grave, e una tecnica nuova di origine
di origine coreana di rotazione diretta delle vertebre, in sostanza girare le vertebre in modo da riallineare la colonna in modo diretto. Questa è l'operazione che viene fatta, è un po' pesante e cruenta sul paziente, richiede una grandissima affiatamento di tutto il gruppo con anche il personale anestesiologico e il personale infermieristico. Il riallineamento però dà dei risultati eccezionali in termini di correzione sia funzionale che estetica, con la riduzione del gibbo senza dover fare le gibbotomie. Naturalmente queste tecniche richiedono anche studi biomeccanici. Abbiamo collaborato e collaboriamo con il professor Cristofolini del DIN. Ricordiamo il fatto che questi interventi così aggressivi e importanti richiedono una grandissima sinergia con il servizio di anestesia. Ringrazio il dottor Bonarelli per averci sempre supportato in queste attività come partner affidabile e leale. L'altro aspetto importante è l'assistenza infermieristica, per il quale c'è già un master da 8 anni. Molti dei nostri infermieri oggi insegnano nel master in ortopedia infermieristica. Faremo anche una summer school di chirurgia del piede, partendo ovviamente da quello che abbiamo imparato dal professor Giannini, ovvero le deformità come il piede piatto e la luce valgo, le relative correzioni, ma naturalmente anche le deformità dell'adulto, quelle inveterate, e poi la parte neurologica molto interessante, che sancisce una unione di ricerca grazie alle quali abbiamo fatto molte pubblicazioni e soprattutto abbiamo anche vinto il PRIN di quest'anno. L'ultima summer school sarà sull'anca, la chirurgia dell'anca, che avete visto già come introduzione ad esempio alla ricerca, ma soprattutto la deformità. Questa è un'anca lussata di una bambina di 6 anni che abbiamo conosciuto in Sicilia, dove abbiamo fatto una riduzione cruenta associata a un accorciamento del femore. E questo è un lavoro importante perché abbiamo modificato, non ce la sentivamo in Sicilia di aprire l'anca dell'epifisiolisi cronica, il collo gobbo, facendo l'ostotomia bernese perché ci sembrava troppo aggressiva. Abbiamo quindi ridotto l'ostotomia di Dan, avendo risultati diciamo di grande livello, perché con un accesso mini-invasivo e salvando la vascolarizzazione del collo del femore è possibile fare un'ostotomia intracapsulare per via anteriore, rimuovendo una fetta di collo patologica e riportando l'anca nella giusta posizione. Intervento questo che permette di salvare dalla zoppia e dalla protesi precoce ragazzini che hanno intorno ai 16 anni, che camminano con un accorciamento reale di 4 cm e che grazie a questo intervento recuperano la funzionalità con un bassissimo rischio di necrosi. Vorrei chiudere e raccontarvi del perché oggi per me è una giornata importante, e lo farò attraverso la storia di un paziente. Nasceva a Livorno nel 1897 un piccolo affetto da piede torto e spina bifida con mielomeningocele. Ho ritrovato la sua cartella clinica nell'archivio dell'Istituto Rizzoli. Veniva ricoverato nel 1903 ed operato da Codivilla di piede torto con il suo geniale intervento che rese famoso l'istituto in tutto il mondo. Rientrò ricoverato molte volte anche durante tutta l'infanzia. In questa foto è il primo a sinistra con pesanti scarpe ortopediche. Nel 1920 si laureò in medicina, appassionato ormai all'ortopedia perché adottato dall'istituto, mosse da Livorno alla città di Bologna, dove diventò allievo del Putti. Nel 1923 è diventato suo primo aiuto e professore. Nel 1931 ha lasciato Bologna ed è andato a Parma come primario dell'ospedale maggiore, incaricato di ortopedia. Nel 1938 vinse il concorso come direttore dell'Istituto Gaetano Pini di Milano, ma il destino gli fu avverso. In quanto ebreo non poté prendere servizio in quella cattedra. Non si perse d'animo, si spostò con la famiglia in Perù e si rilaureò in medicina sostenendo tutti gli esami. Diventò primario all'ospedale Obrero e portò l'ortopedia del Rizzoli in Sud America. È riuscito comunque a dare alle stampe il lavoro della sua vita, un manuale di ortopedia che raccoglieva la sua esperienza di clinico e ricercatore del Rizzoli, prima a Bologna, poi a Parma e infine anche a Lima. Un testo di quasi 800 pagine con foto di pazienti con ogni tipo di deformità. Questa è la sua ultima fotografia. Il suo ultimo giorno di vita. Aveva 49 anni, arrivava dal Perù a Miami per partecipare all'American Academy, dove voleva riottenere la sua posizione di professore ordinario in Italia. Un infarto lo stroncò quella notte. Quell'uomo era mio nonno.
In Perù è ricordato, gli hanno intitolato una strada nel centro di Lima. L'ho cercata anche su Google Maps e la vedete qua. Ecco perché per me questo è un momento importante. Credo che il mio rientro a Bologna possa essere letto anche come un mezzo per riportare questo libro, che tanto ha viaggiato, nello studio del direttore della clinica ortopedica del Rizzoli, dove forse meritava di arrivare tanti anni fa. Grazie. Portare questo libro, che tanto ha viaggiato, nello studio del direttore della clinica ortopedica del Rizzoli, dove forse meritava di arrivare tanti anni fa. Grazie.